dal 2009. Andiamo a seguire questo short program di James Bond Team. Hanno iniziato bene con un triplo salto lanciato, non preciso l'arrivo, ma comunque tenuto. Bene anche il doppio twist. Buono il doppio Axel, anche se è un po' scarsa la velocità d'entrata, non sono proprio in sincronia i due atleti. Sollevamento, il lasso. Ed ecco la trottola in parallelo. Leggermente fuori unisono per tutta la trottola ed ora dovrebbe partire la sequenza di passi. Spirale, interna indietro. Non benissimo per la verità, l'arco della donna era un po' poco. Ed è la prima coppia a scendere sul ghiaccio per il programma corto delle coppie d'artistico qui nella prima giornata dei campionati del mondo di pattinaggio di figura a Mosca. Una prima giornata che ci ha già fatto vivere una grande emozione, perché abbiamo seguito la gara la gara maschile, dove c'è stato davvero un trionfo, bisogna dirlo, per Patrick Chan. Il canadese ha ottenuto il punteggio di 93-0. E alle sue spalle Nobunari Ode e Daisuke Takahashi, non bene i nostri azzurri Paolo Bacchini e Samuel Contesti, traditi entrambi da un triplo Axel. 18esimo Samuel Contesti, mentre Bacchini ha un 23esimo posto. Poi li andremo proprio a rivedere, approfittando nell'occasione del rifacimento ghiaccio. C'è stato tutto uno slittamento del programma. La gara doveva iniziare alle 19.30 di Mosca, 17.30 italiana, ma si è protratta la cerimonia di apertura con i lunghi discorsi e con il lungo cerimoniale, c'è stato il primo ministro Vladimir Putin, dunque anche grande schieramento per la sicurezza, quindi con difficoltà anche per i giornalisti di riposizionarsi, quindi anche problemi per il pubblico. Insomma, siamo stati un po' blindati, Franca. Sì, abbastanza, c'è stato un momento dove non riuscivamo più a muoverci né da una parte né dall'altra. Sì, tra l'altro Franca Bianconi, che naturalmente adesso è un po' tesa perché ha in gara la sua coppia Stefania Bertone Ondra Otarekt, e non riuscivi nemmeno a raggiungere loro. No. Nella pista per l'allenamento. No, volevo semplicemente andare giù a vedere la squadra se era tutto in ordine, ma non ci sono riuscita, c'erano tutti i collegamenti bloccati e quindi va bene così. E dunque programma ritardato, è ritardata anche allora l'esibizione di Stefania Bertone Ondra Otarek, che a questo punto prevista alle 22.30 ora qui a Mosca, dunque le 20.30 in Italia. Uno slittamento comunque dovuto a una bellissima, bisogna dire, cerimonia d'apertura con i discorsi di rito. Ed ecco il punteggio di 37.43 per quello che riguarda la coppia israeliana. Lo ricordiamo, sono 22 le coppie in gara, 16 andranno in finale.